Oddio. Affaccia a tutti, ragazzi. Qui Calvo, bentornati. E bentornati. Molti me la chiedevate. Molti mi dicevano: cani, porco di quel. Pannaggia. Eccoci qua. Siamo tornati con Clash of Clans, signori. Allora, devo dire subito una cosa molto importante. Conoscete il gioco Gang Beasts? No? Mi hanno dato delle key. No, 4 key. Una l'ho usata per me. Poi entrando mi sono accorto che come uno stronzo devi giocarci per forza in single player. Cioè, o hai qualcuno qui fisicamente, quindi LAN da te, o non ci puoi giocare. Ho detto, vabbè, farò qualche game contro i bot e poi lo caricherò. Non ci stanno neanche i bot. Forse sono io stronzo che non li ho trovati. Comunque, vi volevo anche dire che c'è un giveaway sulla mia pagina, appunto, di una key di questo gioco. Quindi Fast and Furious, correte e andate a partecipare a quel giveaway. Ed oggi, signori, attacchiamo qualche stronzo. Allora, come vedete, su Clash of Clans ci ho continuato a giocare. Sono in un clan che è quello di Slatta, che si chiama Gigi, che è si chiama Ibauscia, così. Oggi faremo un bel attacchetto. E poi, se mi potete dare qualche consiglio voi, per magari migliorare delle cose, non migliorarle. Comunque, come avete visto, anche questi giochi, comunque i secondi video che non riguardano LOL, di questi giochi li faccio come secondo video, quindi non è che levo LOL per fare questi giochi. E a proposito, ditemi se avete giochi da farmi provare. Ora rimuovo un attimo qua, perché io veramente oltre a LOL, quando ho tempo, volevo mettermi a registrare quei 20-30 minuti per un altro gioco e caricarlo in seconda ondata lo stesso giorno. Quindi se voi avete qualche gioco carino, possibilmente free to play, se non è free to play, amen, da farmi provare, mettetemelo sotto nei commenti e io lo andrò sicuramente a vedere. Ragazzi, siamo a 12.000 soprattutto. Siamo arrivati a 12.000. Ma porco Diaz. 12.000, ragazzi. Ora, fammi un bel attacco qua. Ricerca, poi vorrei fare un attimo il drago qua. Vorrei potenziare il drago. Attacca. Trovo una partita, porco decimo, spacco qualcosa. Giuro che spacco qualcosa. Ah, 3 anni per trovare la partita perché è già troppo forte. Comunque avete visto, re barbaro, signori. Sono gold 3 in divisione. A meno che non sia retrocesso, tipo. Questo è un po' di risir. 34 trofei. Eppure un bel po' di risorse. Mi sta interessando soprattutto di prendere sia i trofei che le risorse. Quindi questo è un buon attacco. Il problema è che c'ha veramente tante cose in... si può difendere molto facilmente. Anche se in realtà questo sta in costruzione, questo sta in costruzione. Rientro da qua. Cioè questo gli rimane subito. Entri. Tanca tutto, te. I Roman cannone qua. Togli l'acciaio qua. E gli racchiamo tutto qua. E so che ho fatto l'attacco. Mi sa tanto che ho fatto l'attacco? No, ok, la stella la prendo sicuro. Le risorse? Ni. Potevo farlo meglio. Le Tesla non ci ho minimamente pensato. No, ma questo lo sapevo, che questo attacco non lo dovevo fare. Io lo sapevo che non dovevo fare questo attacco. Io lo sapevo. Anche se in realtà alla fine delle risorse, no, ci sono rientrato, comunque. E visto che prima abbiamo levato tutte quelle cose per fare, signore e signori, innanzitutto qua, porta a casa. Sì, ok, sono ancora quello 3. Abbiamo levato tutti quegli argi e spugli. E ci hanno dato delle gemme. Quelle gemme. Che cazzo fa? Quelle gemme le sprecheremo. Ovviamente, signori, solo per voi. Perché cane vi vuole bene. Così facciamo 2 attacchi. Easy peasy oli moly. Perché? Ah, certo. Troppe truppe. Pac! Siamo pronti per un altro attacco. Trovo una partita. Non abbiamo il re, ma me ne ha fatto un cazzo. Comunque, ragazzi, intanto che cerchiamo la partita, in molti mi chiedevate perché. E si è fatto uno smurf in Turchia, perché ci sto facendo una serie. Allora, me l'hanno detto in tantissimi che in Turchia è molto più facile salire di elo, no? Questo non vuol dire che lascio la West, assolutamente no. Continuerò sempre a rankare sul main, fare video con il team e tutto, rank team, tornei. Ci sarà sempre tutto della West, non vi preoccupate. Vorrei fare solo questa piccola serie, no? Che mi porto uno smurf in Turchia al 30. Cerco di farla più divertente possibile. Questo è buono da attaccare. Ma però
sta. Porto uno smartphone altamente a Turchia e poi inizierò a fare le ranked. Come vedete, non gli voglio spendere soldi né per XP boost, a parte quei 400 ripensali che ho speso perché me li danno gli standard, e né per gli XP boost. Forse gli XP boost ci potrei fare un pensiero, ma XP boost no, perché voglio risalire lentamente e fare tanti P in modo da farmi tanti champion. Quindi sarà uno smartphone vero e proprio. Allora, come se fosse un main, scusate. Questo c'è tutto molto. No. Ma che 3-2-1? Stai Wyatt pure un attimo. Questo cazzo è buono. Mortaio in costruzione. Però c'è tutto dentro i depositi, tranne dell'Elisira. No, questo non gli posso fare niente con 100 acciari. Peccato, questo era un buon attacco. Questo sarebbe stato un buon attacco, avrei rotto, spanato l'ano a tutti. Ma perché cazzo? Comunque l'attacco lo faccio così perché mi hanno consigliato di farlo con 195 arcieri, perché è il massimo spazio che ho tra gli accampamenti. Vabbè, ma perché efficienza ed efficace. Molto efficiente ed efficace. Qua no, pochi trofei. Questo sarebbe stato facile da attaccare, però, cane. Non spreca merda per questi stronzi. Comunque, ricordatevi di lasciarmi nei commenti qualche gioco da provare. Tipo qua, 103.000 elisir, 27 trofei, 33.000 oro. Ci sta, perché? Cioè, ci sta, una protesta, sì, protesta, ci sta. Sotto tiriamo tutti questi accampamenti, il mortaccio. Il cannone glielo levamo. Da qua. Motore del bene. Quanto è bello qua quando fai gli attacchi, oh. Ormai sono abituato da telefono. Mortaio. Mi è spaccato. Ho laggato. Ho laggato qui. Oh, ho laggato. Poco di. E vabbè, ragazzi, questo era solo un video per farvi capire che Clash of Clans c'è. Ci sarà. Andrò avanti, ovviamente. Poi non vorrei fare tanti video di Clash of Clans perché potrebbero risultare noiosi. Che sennò che stiamo sempre le solite cose. Attacco di qua, fai così, quindi ve lo porto a vari step. Quando arrivo a livello alto, poi incomincerà ad esserci più frequenza in questi video. Ditemi che video volete vedere sul canale. Possibilmente, guardate dietro il riflesso. Possibilmente non serie, ok? Tipo un video, due video massimo che si può fare su quel determinato gioco per divertirsi tutti insieme e basta. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, vi invito a lasciare un bel like, se vi va a commentare, se vi va a condividere. Vi ricordo che streamo anche su Twitch, mi raccomando, signori, venite in tanti. Un faccio a tutti, ragazzi, da Cane Lupo. Bella.